Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. E se mi vedete vestita come nell'ultimo video è perché li sto girando nello stesso momento. E volevo oggi farvi vedere i miei ultimi acquisti, che sono acquisti comunque di circa un mese e mezzo, quindi non sono acquisti tutti fatti nell'ultimo tempo, diciamo. Allora, l'acquisto più vecchio che ho fatto tra quelli che vi farò vedere sono le Vans. Ho acquistato queste Vans, che sono le old school classiche, che vedete anche un po' sporche perché le ho indossate. Le ho acquistate su Amazon e ho trovato un link che vi lascio sotto piuttosto conveniente. Quando le ho acquistate io le ho pagate circa una cinquantina d'euro, quindi un prezzo molto conveniente, ma ho notato che il prezzo varia molto perché probabilmente hanno degli stock con dei numeri e il prezzo può variare. Comunque vi lascio il link al di sotto. Poi, durante il weekend di Pasqua, quindi fine marzo, inizio aprile, sono stata a Roma qualche giorno in vacanza e ho potuto fare qualche acquisto. Prima di tutto ho comprato due anelli che vi ho fatto già vedere nel video dei preferiti, che sono questi due anelli. Sono due anelli che non so in che materiale siano, probabilmente bigiotteria. Li ho comprati in una bancarella a Trastevere e sinceramente non ricordo il prezzo, ma mi piacciono tantissimo, li cercavo così da tempo e li adoro, perché a me piace molto portare diversi anelli sulle mani. Poi, sempre a Roma, sono stata da Italy, dove ho visto lo stand di Nabla e ho deciso di acquistare qualcosa. Prima di tutto ho acquistato la matita per sopracciglia, come vi dicevo nello scorso video dei finiti l'ho terminata e ho deciso di acquistare questa. Questa è la Brow Divine nel colore Neptune di Nabla, sempre, che è una matita che da un lato vedete al pennellino molto simile a quella di NYX che pettina benissimo le ciglia, e dall'altro abbiamo la matita con la micromina. Il colore rispetto a quello che avevo prima di NYX è leggermente più freddo, ma mi trovo benissimo. Secondo me disegna perfettamente le sopracciglia e mi trovo veramente bene con questa matita, che non ricordo se l'ho già detto, ha un prezzo di 11,90 euro. Penso che in futuro la ricomprerò perché la adoro e anche il fatto che abbia due tappini uguali è fantastico perché non mi capita mai comunque di romper la mina. Essendo inoltre una matita automatica, è comodissima perché non ha bisogno di essere temperata, eccetera. Io che non ho necessità di ridisegnare completamente le sopracciglia, la uso da sola, però potrebbe essere abbinata al gel di Nabla o di altri marchi per disegnarle al meglio. Dopodiché ho deciso di comprare due ombretti singoli che ho messo in questa palette di Makeup Forever e sono questi due ombretti che hanno un costo di 6,50 euro l'uno, se non ricordo male, esatto, e sono Snowberry e Grenadine. Sono due ombretti, sono i primi ombretti di Nabla che possiedo e li trovo veramente buoni. Sono molto burrosi, molto sfumabili e molto pigmentati. Ho notato che se applicati col polpastrello sono ancora più intensi, però mi stanno piacendo veramente tanto. Poi, degli acquisti che ho fatto in una parafarmacia della mia città che è piuttosto fornita di elementi per la cura della persona, make-up di tipo biologico, eccetera. Per esempio, pure bio, ho acquistato il famosissimo illuminante Resplendent Highlighter, che è questo colore qui di Pure Bio. Questo è il colore 01, che è quello più dorato, perché poi attualmente è uscito un nuovo colore rose gold che mi piace molto e vorrei andare a vedere. Ma presente c'era un colore rosa freddo che era troppo intenso, secondo me, per la mia carnagione piuttosto chiara, e un colore bronzo che era stupendo, ma sulla mia carnagione si sarebbe visto veramente troppo. Sarebbe stato molto bello come ombretto, ma è enorme. Poi un acquisto che non ho fatto ma mi è stato regalato lì è questa. Non mi è stata propriamente regalata perché facevano una sorta di lotteria dove tu compravi una pallina e di coda lì al costo di 2 euro, 3 euro circa e praticamente all'interno c'era un prodotto e a me è capitata questa. Tant'è che la signora mi ha detto che ho avuto una gran fortuna perché questa a prezzo pieno costa 23,50, 24,50. Questa è la Vino Source Crème Sorbet Hydratante. La trovo un'ottima crema, soprattutto pre-trucco, perché idrata tutto il giorno senza appesantire il viso e si asciuga molto velocemente. Ha anche un odore fiorato, abbastanza gradevole, non è il mio preferito, ma non è male, ed è di 40 ml, quindi comoda anche se dovessimo portarla in giro. Poi volevo farvi vedere i miei acquisti sul sito di Mulac. Allora, io ho acquistato i nuovi prodotti per la base e sono riuscita ad applicare sia lo sconto già inserito, diciamo, automaticamente delle nuove uscite, sia il piccolo sconto che ti davano se andavi in negozio durante il periodo di apertura. Quindi ho pagato questi prodotti un po' meno. In particolare ho preso il fondotinta Slay the Game nel colore 03 e Norma J,
perché l'ho provato poche volte, ancora mi sto trovando bene, però non ho ancora una recensione veritiera, diciamo. Il packaging è bellissimo, molto comodo anche da portare in giro. Avendo io una pelle secca e avendomelo provato in negozio e trovato molto bello, ho voluto prendere anche il Dumix, che è questo olio che ha all'interno queste particelle d'argento, che non ho ancora utilizzato come skincare, l'ho utilizzato solo insieme al fondotinta. Finora lo trovo buono, però mi riservo opinioni più durature, diciamo. Quindi, allora, questo ha un costo di 10,90 euro, mentre il fondotinta è di 19,90 euro. Io non ricordo esattamente quanto li ho pagati, ma si era applicato il 10% automatico e un ulteriore 10% che era lo sconto che ti davano in negozio. Dopodiché, da OVS ho comprato il primer per glitter della Essence con un costo di 3 euro circa. E, è un primer che ha un colore leggermente perlato. L'ho utilizzato solamente una volta finora. Devo dire che attacca bene i glitter, però ha una consistenza molto liquida, un po' strana, quindi ancora devo giocarci un po' per capire se mi piace veramente. Poi al supermercato sono riuscita a trovare il Cancelletà, che è questo correttore che già nel video dei prodotti finiti vi dicevo che mi piace tantissimo. Ho riacquistato la tonalità light e devo dire che non l'ho ancora aperto, ma mi trovo veramente bene. Poi sono stata da Lidl e ho acquistato questa crema contorno occhi che ha un costo veramente basso, mi sembra sui 3 euro ed è la melagrana per pelli mature. Questa l'ho già provata in passato, mi ero trovata bene, però se non ricordo male è idrata leggermente di più di quella della Viviverde di Coop, però comunque si asciuga anche questa molto velocemente ed è molto economica. Sono stata poi da Eurospin e ho comprato questo tonico della Fior di Magnolia, che anche questo ha un costo molto basso, non ricordo esattamente quanto. È un tonico riequilibrante con estratto di magnolia, malva e rosa damascena ed eco bio. L'ho utilizzato un po' di tempo fa e devo dire che mi trovo molto bene, l'ho voluto riacquistare per questo. Solitamente io i tonici li trasferisco in una piccola bozzetta con lo spruzzino perché mi trovo meglio a spruzzarli sul viso piuttosto che applicarli con un cotone. Attualmente sto utilizzando l'acqua di rose della Roberts, che non mi dispiace, però non amo particolarmente la profumazione, mentre questo lo preferisco di gran lunga, solo che utilizzandolo con lo spruzzino ci vuole tanto tempo a terminarlo, che è un pro, però vuol dire che ci metterò tanto a utilizzare questo prodotto. Poi, qualche giorno fa, sono stata da Acqua e Sapone e ho voluto fare qualche acquisto. Prima di tutto ho acquistato questa acqua micellare bifase con fiordaliso della Garnier. Non ricordo esattamente il prezzo, ma penso sui 4-5 euro. È una bocciona da 400 ml, c'è scritto che strucca, deterge, rilassa, è per occhi sensibili. Io finora ho sempre utilizzato le versioni normali di acqua micellare della Garnier, con cui mi trovo molto bene, sia con quella col tappo verde che con quella col tappo rosa. Non ho mai provato le formulazioni bifase, anche quella precedentemente uscita con olio di argan, ma ero curiosa di provarle e ho voluto prendere questa perché mi ha attirato il fatto perché c'è scritto che è adatto a chi porta lenti a contatto. Siccome io indosso lenti a contatto molto spesso, ho voluto provarla e ancora non l'ho provata. Dopodiché ho preso della Adorn Ricci Senza Capricci, questa crema per ricci. Anche questa non l'ho ancora provata, ma ho sentito dire che crea comunque uno styling molto facile e non pizzica i capelli, non li danneggia, comunque fa un bel effetto. Di conseguenza ho voluto provarlo e questo mi sembra di averlo pagato 3-4 euro. Ancora da Acqua e Sapone ho preso queste tre maschere della Geomar, che sono dei formati doppio uso perché hanno due piccole parti. E anche se in realtà io penso che si faranno anche più applicazioni. In particolare queste costavano o 1 o 2 euro l'una, però se ne prendevi 3 ne pagavi solamente 2, quindi ho voluto prendere tutte e tre le formulazioni che c'erano. Ed in particolare c'è questa idratante antistress, poi c'è la formulazione purificante effetto matte e quella anti-age rassodante. Io molto spesso le maschere le applico a zone perché quando mi vengono i brufoli mi vengono soprattutto in questa zona delle guance, mentre la zona del naso è particolarmente secca, quindi a volte o le applico una susseguente all'altra, quindi magari prima ne faccio una purificante, poi idratante, oppure le applico direttamente a zone. Poi mi ha attirato questa che ho pagato, mi sembra 2,50 euro, 2 euro, che è una maschera peel-off di quelle nere. Io solitamente la maschera nera me la faccio in casa con una ricetta che ho trovato su internet, che è fatta semplicemente con colla di pesce, carbone vegetale e latte, però ho visto questa e mi è parsa interessante.
Infine volevo farvi vedere qualche piccolo acquisto su AliExpress. Io acquisto spesso su AliExpress e nel tempo ho accumulato un po' di cose. Ovviamente non ve le farò vedere tutte, ma vi voglio far vedere gli ultimi arrivati. Prima di tutto, proprio l'altro giorno mi è arrivato questo pennellino che ho pagato meno di 1 euro ed è un pennellino in silicone che io voglio utilizzare per applicare le maschere. Quando faccio la maschera nera, molto spesso utilizzo un pennello che poi lavo, ma si solidifica e è difficile lavarlo. O a volte anche quando hai determinate maschere, in questo modo evito di sporcarmi tutte le mani e riesco a applicarlo molto bene, però non l'ho ancora provato. Dopodiché volevo farvi vedere gli orecchini, un paio di orecchini, che sono questi qui. Sono degli anelli molto carini perché non sono molto grandi, ma sono belli perché hanno questa particolarità di avere una parte più spessa rispetto all'altra. Anche questi li ho pagati pochissimo, io acquisto tantissimi orecchini su AliExpress perché ho avuto un periodo in cui non cambiavo mai orecchini e tenevo sempre un punto luce e adesso è un periodo in cui mi piace molto cambiare orecchini, ma non voglio mai spendere tanti soldi, di conseguenza AliExpress è sempre un ottimo mezzo. Sicuramente non sono orecchini che dureranno una vita, per esempio ne ho un paio che ho già da un annetto, forse un po' meno, e si stanno già leggermente rovinando, però lo trovo un ottimo modo per poterli cambiare e utilizzare. Certo, è un po' consumistico, però vabbè. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è un costume che ho ordinato su AliExpress, sinceramente con basse aspettative. Ho ordinato questo costume che è fatto in questo modo. È un costume intero che presenta questo elemento triangolare con la coppa all'interno che comunque non è cucita neanche troppo male. Lateralmente presenta questo elemento così che è vedo non vedo e la parte retrostante è piuttosto scavata e termina con un brasiliano. È un costume che io ho acquistato perché ho pagato relativamente poco, mi sembra 8-10 euro, e siccome lo vedevo tantissimo lo scorso anno, ho voluto provare. Ho pensato che mal che vada, lo potevo sempre utilizzare come top, con degli shorts, eccetera. In realtà mi ha piacevolmente sorpreso e per scegliere la taglia ho guardato le foto nei commenti. Infatti AliExpress offre questo servizio che molto spesso nei commenti molte persone, anche di altre nazionalità ovviamente, in tutte le lingue del mondo, scrivono la loro opinione, fanno vedere come gli sta addosso e lo trovo molto utile. Mi sono così circa adattata, per esempio c'era chi ha scritto io sono alto 1,70 m, peso così, ho questa taglia qui, quindi sono riuscita ad adattarmi. Ma non pensavo fosse così carino, in realtà mi sta perfettamente sia di taglia che di forma, mi fa leggermente difetto sul seno, però niente di eccezionale, cioè comunque è un bellissimo costume. Devo dire che io poche volte ho ordinato abbigliamento su AliExpress, ma le cose che ho ordinato finora, seppur poche, mi sono sempre trovata molto bene. Certo, sto molto attenta con le taglie, con i materiali, eccetera, però mi sono sempre trovata Grazie bene. per aver seguito questo video, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.